Siamo addentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Come sempre, vedremo quelli che sono i titoli principali dei giornali. Eh, oggi, lunedì, quindi. Eh, rassegna un po' particolare perché faremo prima un passo indietro, andremo a vedere appunto la provincia di ieri, domenica, visto che appunto la domenica non andiamo in onda. Comunque vi forniamo le notizie eh, che sono apparse appunto ieri sulla eh, provincia e poi torneremo naturalmente sull'attualità con il messaggero che trovate questa mattina in edicola e poi ovviamente con i quotidiani eh, telematici, quelli più importanti della nostra città. Andiamo a vedere allora eh, il giornale di ieri, la provincia di ieri dove si parla di tasse in apertura il mostro Tares bussa alla porta degli utenti questo il titolo piuttosto eloquente da parte della provincia trasmesse in questi giorni le prime bollette relative all'acconto 2013 tante le contraddizioni rilevate dai cittadini nel nuovo carico aggiunto alle loro finanze vediamo il titolo anche nella pagina interna arriva il mostro Tares, questo il titolo. Prime bollette recapitate ai cittadini, non mancano le polemiche, contestato il contenuto stampato da HCS e le soluzioni prospettate per la rateizzazione, questo eh, è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia eh, su, questo, oh, su questo argomento eh, e argomento sul eh, quale è, è tornato anche il sindaco Pietro eh, Tidei mh, che eh, per quel che riguarda appunto, la questione eh, delle Tares. Eh, ha detto appunto che praticamente eh, bisognerà eh, pagarla, eh, se no eh, aumenterà ancora o meglio, si riferiva in realtà alla TIA. Ma su questo infatti c'è anche eh, un altro oh, argomento appunto, sempre con il sindaco Pietro Tidei che appunto, oh, dice eh, questa frase che vi stavo appunto preannunciando chi non paga la TIA vedrà uh, lievitare la Tares, questo il titolo lo ha dichiarato Tidei intervenendo sul ricorso al TAR. Vediamo anche qui il titolo nella pagina interna, uh, eccolo qua, se non pagate la TIA aumenteremo la Tares, questo uh, è appunto il titolo del uh, quotidiano La Provincia. Tidei e Venanzi fanno il punto sul ricorso presentato al Tar che ha accolto l'istanza della Confcommercio, sulla Tecnopool dice il Comune ha già versato alla società quanto doveva. Tutto questo in una conferenza stampa, per noi c'era Sonia Bertino, vediamo eh, l'intervista realizzata con il sindaco Pietro Tidei su questi argomenti. Una tia straordinaria resa necessaria per quei 4 milioni e mezzo iscritti in bilancio ma mai reperiti. Come ho già detto più di una volta e ripetita da in questo caso, la tariffa è determinata dal costo del servizio. Il costo del servizio nella urbana negli anni 2010-2011 ha avuto un'impernata impressionante grazie alle malversazioni e alle gestioni di quella società e soprattutto grazie all'assunzione sconsiderata di 250 persone, che di fatto hanno fatto lievitare enormemente i costi del servizio. È evidente che se sono aumentati irresponsabilmente i costi del servizio, l'amministrazione comunale è costretta ad adeguare la tia come aveva fatto l'amministrazione comunale precedente, cioè che aveva messo in bilancio la riscossione possibile di quei soldi che mancavano, solo che non ha mandato le bollette e le bollette le abbiamo dovute mandare noi. Ma questa vicenda è una tassa, io l'ho già detto più di una volta, si chiama tassa Moscherini, perché è la tassa dovuta soprattutto alla pessima gestione della precedente amministrazione comunale che di fatto ha messo in bilancio la riscossione di quei soldi che noi purtroppo abbiamo dovuto riscuotere. Fatto sta che adesso c'è un'ordinanza del Tar del Lazio che in attesa dell'udienza pubblica fissata al 23 gennaio 2014 sospende la delibera del Consiglio comunale, quindi probabilmente i cittadini non pagheranno fino a, qua, a quella data e se in quella udienza venisse dichiarata illegittima la delibera, la tia straordinaria non sarà riscossa. I cittadini pagheranno comunque, primo, anche perché quelli sono somme che si si debbono pagare, quindi se non sarà la dia straordinaria sarà la dia ordinaria, perché nella dia ordinaria si dovrà ricaricare quella somma che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto riscuotere nel 2010 e 2011, che non ha riscosso e che adesso il Comune sarà costretto a rispondere. non cambia nulla, i cittadini le debbono pagare perché quello è un debito contratto dai cittadini nei confronti della vecchia amministrazione, la quale non avendo la riscossa la dobbiamo purtroppo riscuotere oggi noi. Altra questione invece, i dipendenti della Tecnopool, abbiamo visto che erano a rischio gli stipendi, una, un rischio ormai risolto dall'amministrazione comunale perché ha, ha redatto un piano di rientro con, con la ditta, quindi gli stipendi dovrebbero essere pagati. Ma altra questione è la gara d'appalto. Gli stipendi vengono pagati regolarmente, la ditta deve pagare gli stipendi perché è in regola diciamo, con i pagamenti, secondo il piano di rientro. Per quanto riguarda la gara d'appalto, c'è stata una gara d'appalto, una ditta se l'è giudicata, c'è stato un risparmio di 600.000 euro su quella gara, saranno di questi 600.000 euro nel momento della contrattazione, se sorgeranno nuove esigenze per garantire anche il posto di lavoro a quegli 89 dipendenti, l'amministrazione comunale. È disposta con 315.000 euro che ha dal risparmio della gara a vedere quelle che sono effettivamente le esigenze nuove di un servizio implementato o da implementare a seconda di una trattativa che si farà ovviamente con la ditta che si è aggiudicata all'appalto. E questo dunque quanto ha detto il sindaco di Dei al microfono di Sonia Albertino, anche come avete sentito per quel che riguarda questa questione della Tecnopool, tanto che troviamo appunto il titolo anche su questo argomento, sul quotidiano della Provincia. Rassicurazioni dal Pincio sulla vicenda delle hostess, il comune ha versato il dovuto alla Tecnopool, questo appunto è quanto scrive il quotidiano il quotidiano La Provincia su un argomento che come abbiamo visto avevamo trovato anche nella pagina interna sulla Tecnopul il Comune ha già versato alla società quanto doveva questo appunto è quanto riprende il quotidiano La Provincia e che insomma fa parte di tutta questa conferenza stampa che c'è stata sabato dove appunto si è parlato di TIA, si è parlato di situazioni occupazionali, si è parlato parlato anche di Tares, come abbiamo già visto precedentemente con le prime bollette che sono state già recapitate ai cittadini. Vediamo allora il servizio sulla Tares. Arriva il mostro Tares, dopo i proclami e i timori dei mesi scorsi, la temuta bolletta è stata recapita ai cittadini di Civita Vecchia. E di sicuro non mancano le polemiche, mentre non si sa ancora cosa ne sarà dell'adeguamento dia, il postino consegna la bolletta a Tares, piena di contraddizioni in grado con i suoi importi di mettere in seria difficoltà numerose famiglie. Come nel caso di un civita vecchiese, al citofono del suo condominio giovedì scorso ha suonato l'omino in tenuta gialla e blu, consegnando la lettera con la quale viene richiesto il versamento dell'acconto Tares 2013. Una bolletta stampata da HCS, data da 4 giugno 2013, è consegnata all'utente ben 23 giorni dopo, il 27 giugno, con scadenza 30 giugno. E salta agli occhi una frase contenuta nella prima pagina, nel ringraziare la cittadinanza per la collaborazione fattiva nel pagamento della tia straordinaria. Rammentiamo che solo qualora non avesse assolto all'obbligo del versamento, ha ancora 15 giorni di tempo per adempiere, prima di incorrere nelle penalità previste dalla riscossione coattiva. Ma a quale obbligo si fa riferimento dal momento in cui si tratta dell'acconto 2013 e non di un sollecito? Un qualcosa di stampato senza prestare attenzione ai contenuti, anche se l'importo nel caso specifico è di ben 180 euro. Ma non è tutto. HCS dà ai cittadini la possibilità di pagare in un'unica soluzione in due rate, la prima con scadenza 30 giugno 2013, la seconda con scadenza 31 luglio 2013. Solo 15 giorni di proroga che in sostanza non hanno grande rilevanza quale favore viene fatto ai lavoratori dipendenti che comunque si troverebbero a pagare tutte e due le rate con lo stipendio percepito nello stesso mese. E questa dunque la situazione per quel che riguarda il pagamento della uh, TARES. Voltiamo pagina, andiamo a vedere appunto altri argomenti, dopo tutti questi argomenti inerenti appunto alle tasse, ehm, vediamo invece il titolo per quel che riguarda... Una, una situazione davvero incredibile che si vive appunto sui, eh, sui treni l'odissea di un disabile che prende il treno, questo il titolo scelto dal quotidiano La Provincia. Eh, impossibile raggiungere il binario giusto seduti su una sedia a rotelle, stazione fatiscente, una donna riesce ad arrivare al piazzale solo grazie all'aiuto di alcuni viaggiatori. Vediamo eh, questo titolo anche nella pagina interna treni, accesso impossibile per i diversamente abili questo il titolo, il problema è soprattutto quello di riuscire a raggiungere il binario giusto, una stazione fatiscente che non rappresenta un buon biglietto da visita per i turisti, un'anziana donna per arrivare al piazzale ha dovuto chiedere aiuto ai viaggiatori questo è quanto scrive ancora il quotidiano eh, la provincia, vediamo ancora altri titoli sempre nel giornale di ieri della eh, provincia perché si parla anche di bike sharing finalmente si parte almeno così eh, annuncia eh, il quotidiano La Provincia si parte il 13 luglio l'amministrazione comunale vuole rendere la città sempre più ecosostenibile questo eh, è quanto scrive la provincia vediamo il titolo anche nella pagina interna bike sharing il 13 luglio l'inaugurazione eh, l'obiettivo è quello di rendere la città sempre più ecosostenibile questo il titolo scelto dal quotidiano la provincia su questo, eh, su questo argomento. Possiamo andare a vedere appunto ancora altri titoli, sempre per quel che riguarda il quotidiano eh, il quotidiano La Provincia, dove c'è questo titolo che invece parla di un pennuto, un pennuto eh, salvato in eh, extremis, questo è quanto scrivi appunto La Provincia, titolo anche qui che troviamo eh, nella pagina interna proprio alla stazione, è avvenuta eh, questa situazione, un pennuto salvato in extremis alla stazione, è stato trovato con un'ala spezzata, era un cucciolo, è stato sfamato e per fortuna insomma, è, ancora, è ancora in piedi, questo è quanto scrive appunto il quotidiano La Provincia su questo argomento. Andiamo a vedere invece anche gli altri argomenti ancora, come ad esempio, il, come ad esempio la questione del delle, delle notizie che arrivano dal comprensorio per eh, il quotidiano appunto sempre di eh, domenica troviamo questo titolo di cronaca eh, pluri nella rete dei carabinieri questo il titolo bloccato a Tarquinia mentre tentava di rubare macchinari dal conservificio sfuggiva ad una condanna a 25 anni di carcere questo quanto rivela il quotidiano la provincia con un titolo che poi troviamo anche nella pagina interna Interna, ehm, tenta, tenta furto arrestato pericoloso latitante. Questo il titolo, a Tarquiglia bloccato dai carabinieri mentre tentava di rubare macchinari dal conservificio, il cinquantenne sfuggiva ad una condanna a 25 anni per sequestro di persona, rapina, armi, furto e droga. Insomma aveva un po' di tutto questo oh, latitante. Vediamo eh, ancora invece sempre per ciò che concerne le notizie che arrivano dal comprensorio, ci si sposta a Santa Marinella per parlare di prevenzione incendi, via al restyling nelle scuole. Questo il titolo anche qui. Troviamo eh, questo titolo a tutta pagina, nella pagina interna della eh, provincia. Prevenzione incendi, restyling nelle scuole. A Santa Marinella i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione saranno effettuati dalla eh, Guardia Forestale Costruzioni di eh, Teramo. Eh, dalla GVS, GFS Costruzioni di Teramo il sindaco Bacheca dice che cercheremo di completare le opere prima della fine dell'estate. Questo è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia eh, su questo. Eh, su questo argomento. Andiamo a vedere invece eh, che, ehm, che cosa propone sempre il quotidiano La provincia di eh, ieri, vi ricordo che stiamo appunto vedendo le notizie eh, di domenica, la allora, domenica non andiamo in onda quindi vi proponiamo comunque le notizie che sono uscite sulla provincia eh, nel giornale di ieri. Allora andiamo a vedere appunto le notizie sportive. Dicevamo si parla di rugby, eh, di rugby per quel che riguarda il campionato di Serie eh, C, doppio colpo della CRC dopo tronca arriva Mazzarini e poi ancora si parla eh, di eh, mountain bike dove eh, invece parte la gran fondo Mari e Monti e poi ancora una notizia che riguarda invece il canottaggio iscrizioni ancora aperte per il palio dell'assunta questo dunque quanto scrive il quotidiano la provincia per quel che riguarda le notizie a carattere sportivo a questo punto archiviamo la pagina di ieri del quotidiano la provincia e andiamo sull'attualità andiamo a vedere appunto che cosa invece propone il messaggero di questa mattina con il il titolo che riguarda il porto perché c'è appunto questa notizia la BEI vuole solo il porto. Questo è il titolo d'apertura per il messaggero. Incontro alla regione la Banca Europea ha intenzione di investire nel Lazio e ha scelto i progetti dello scalo dopo 15 sopralluoghi pronti 183 milioni. Questo è quanto scrive il quotidiano. Eh, il Messaggero sulla pagina eh, di eh, questa eh, mattina. Eh, e poi eh, le altre notizie. Naturalmente possiamo andare a vedere ad esempio eh, questo titolo eh, che riguarda il volontariato, titolo di centropagina per quel che riguarda appunto il quotidiano Il Messaggero, Volontariato alla Marina apre la cittadella. 30 associazioni coordinate dal Ponte per promuovere la vita e la solidarietà. Questa L'iniziativa iniziativa che è stata sponsorizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che appunto ha voluto finanziare questa iniziativa di volontariato. Sentiamo le interviste. Grazie a voi della Fondazione che avete sostenuto questo progetto, questi alunni hanno potuto sperimentare questo piacere dell'arte. Sì, un progetto che indiscutibilmente è stato ed è di grande, di grande valore. Chiaramente io non parlo del progetto perché se ne è parlato anche lei ha detto delle, delle cose importanti in merito. Eh, io sono contento come Fondazione che a Tarquigna ci sia stato questo tipo di progetto, anche perché non dimentichiamo che Tarquigna dispone di siti particolari che consentono poi un certo tipo di lavoro e ripeto fa ancora più piacere che vengano coinvolti i giovanissimi perché avere un certo tipo di input a dieci anni significa far rimanere qualche cosa. Io quello che dico sempre, a fronte anche della vicinanza che c'è sempre stata con Tarquinia, è di cercare di fare questo tipo di progetto a livello territoriale. Cioè, Tarquinia dispone più di altre zone insieme a Cervetri se vogliamo, di eh, reperti importanti. Sarebbe simpatico nel futuro fare un grande progetto. Fermo rimanendo l'autonomia la, di tutti, dico sempre io, però è un progetto in sinergia che sicuramente fa crescere ancora di più e il territorio e i ragazzi del territorio e quindi chiaramente con tutto quello che consegue. Per ora non posso che complimentarmi con chi ha messo a disposizione, come Monsignor Rinaldi, eh, la struttura, con chi come le insegnanti hanno fatto tanto, perché poi c'è un lavoro sicuramente che è importante e fondamentale con l'amministrazione comunale di qui con la quale abbiamo collaborato, devo dire da sempre, e che sono molto sensibili a questo tipo di, di problemi. Quindi ecco l'augurio mio è che col tempo si possa arrivare a far godere di certe cose tutti i ragazzi per dare loro. Delle, delle basi importanti per quello che riguarda la cultura, quindi l'educazione, quindi il rispetto per gli altri, cioè farli crescere in una certa maniera e questo è quello che ci auguriamo sia come fondazione che come cittadini. Don Rinaldo, grazie a lei, grazie alla sua disponibilità, a quella della diocesi, eh, avete permesso a tanti ragazzi di arrivare eh, all'arte, di arrivare alla cultura, di arrivare a, al punto di entusiasmarsi di fronte a dei quadri e di realizzare addirittura dei percorsi loro in quinta elementare. Quindi credo che questo vi si renda merito, ma anche voi penso che oggi possiate dirvi soddisfatti. Sicuramente, ma il problema è quello di poter continuare col museo, a tenerlo aperto e averci frequentatori perché altrimenti rimane uno sforzo che la Diocesi ha fatto e continua a fare, ma che poi di fatto non è fruibile e per questo ovviamente non ci sono grandi fondi, quindi è tutta la diocesi che si impegna in questa opera. Allora noi da oggi lanciamo intanto un appello a tutti quelli che ci stanno vedendo di venire a Tarquini a vederlo perché vale la pena che ci sono opere importanti. Certo, c'è un'apertura garantita nei weekend, sabato e domenica nel pomeriggio e poi se ci sono dei gruppi che... Desiderano visitarlo anche in altri momenti, basta prendere contatto con la diocesi e il museo è disponibile all'apertura. Vale la pena davvero andare a vedere questo museo a Tarquinia, eh, come ce l'ha presentato appunto la nostra Romina Mosconi, altra iniziativa che come appunto avete visto non si interessa soltanto di volontariato con questa eh, situazione che vi abbiamo oh, detto oh, per quel che riguarda appunto, ehm, il, il volontariato del ponte, ma anche appunto di arte. La Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia è sempre attenta a questo tipo di iniziative. Eh, andiamo a vedere titoli eh, andiamo sulla politica perché eh, c'è eh, appunto la decisione da parte eh, del sindaco Tidei di eh, licenziare Palombo. Tidei licenzia Palombo, questo è il titolo, addio al delegato al commercio dopo il eh, ricorso che Palombo come presidente dell'ASCOM aveva presentato per quel che riguarda eh, il pagamento della TIA, ricorso peraltro vinto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. La cosa evidentemente non è piaciuta al sindaco Pietro Nettidei che ha ritenuto tutto questo eh, un conflitto di interessi piuttosto evidenti. Da una parte appunto Palombo, presidente dell'ASCOM, dall'altra delegato del comune e allora ha deciso di mandarlo via. Andiamo avanti con le altre notizie, si parla ad esempio di scuola, di scuola per quel che riguarda i campi estivi, sono gratuiti per 100 bambini. Questo e' eh, quanto ha deciso, appunto, il quotidiano, eh, quanto è deciso il Comune che viene riportato dal quotidiano Il eh, Messaggero. Poi per quel che riguarda le notizie che arrivano eh, dal comprensorio abbiamo eh, questa notizia che riguarda le castagne ad Allumiere, un capannone per lavorare e valorizzare le castagne, questa è una proposta che arriva appunto da eh, Allumiere. E eh, quindi le notizie sportive naturalmente, anche qui con eh, la uh, pallanuoto certamente in eh, primo piano. Oh, la pallanuoto che eh, appunto ha guadagnato la uh, finale eh, battendo appunto Trieste eh, in trasferta in gara 3. Notizia che viene riportata dal quotidiano. Eh, dal quotidiano oh, Il Messaggero, eccola qua il coach, eh, ovvero Pagliarini, la SNC è pronta per la sfida con Napoli. Dice appunto dopo il successo a Trieste Pagliarini e Rosso Cilesti, dopo eh, Trieste abbiamo una marcia in più nella regular season la Canottieri ha raccolto un pari e una sconfitta. Quindi ci sono eh, appunto speranze e, eh, e naturalmente fiducia affinché eh, la SNC riesca a battere anche Napoli in finale ed acceda così quindi alla serie A1. Vediamo il titolo eh, poi anche per quel che riguarda invece. Eh, il eh, calcio a 5, dove eh, c'è l'Atletico che riparte da Nunzi e dal Vivaio. Questo è il titolo scelto dal messaggero di questa eh, mattina. Ma c'è anche il pugilato perché tra poco ci sarà questa sfida eh, tra Branco e Apoglie, eh, Silvio Branco e Apoie, eh, dove cresce naturalmente eh, l'attesa. Il nostro Alessio Alessi è andato a trovarlo. Silvio Branco, sentiamo che cosa gli ha detto. Allora Siamo qui al parco acquatico di Civitavecchia con Silvio Branco ad una settimana dall'incontro valevole per il titolo mondiale Silver WBC dei Cruiser. Allora, Silvio, siamo qui anche per pubblicizzare un po' questo evento. Disponibili già da oggi le prevendite? Manca una settimana, come stai? Beh, eh, sto in perfetta forma. Ho terminato i guanti ieri, per cui è andato tutto, tutto bene con il mio preparatore Getesumino agli Gino Lauro ed Emilio Celiberti abbiamo svolto una preparazione ad hoc ottimale, per cui sono fiducioso in questa preparazione e sabato poi dimostrerò che sono il campione del mondo. Ovviamente eh, sei tu il favorito, sulla carta sicuramente, poi però bisogna salire sul ring e questa poia non è proprio l'ultimo degli arrivati, anche se non è il tuo blasone, no, assolutamente. Infatti, qualsiasi atleta che, può, che sia sfidante ufficiale al titolo del mondo insomma, non è da sottovalutare, eh, visto le, le, le diverse cinture vinte, i titoli conquistati, diciamo che sono io il, il favorito, però poi eh, il ring eh, ti la e la legge dei ring è quella che si, si, prese, si presenta il giorno del combattimento Un evento nuovo che prevede tanti incontri riporta per l'ennesima volta la boxe qui a Civitavecchia e che ti vede ancora protagonista se dovessi vincere questo match eh, ovviamente prima della sfida regina poi della WBC ce ne sarà un altro di match hai in programma di riportarlo ancora qui a Ma Io vorrei che sabato sera L'Italia e il Lazio, città vecchia, si stringa intorno a me per portare di nuovo l'Italia sul tetto del mondo. Poi per il prossimo combattimento che sarà a novembre, questo lo vedremo. Intanto pensiamo a sabato. E quindi questo quanto ha detto Silvio Branco in vista del match di sabato prossimo con Apoie. Questo è tutto per quel che riguarda dunque questa prima parte della nostra rassegna stampa dedicata come sempre ai quotidiani che trovate in edicola. Nella seconda invece vedremo cosa propongono i quotidiani telematici, prima quelli locali e poi quelli nazionali. Subito dopo la pubblicità, a tra poco.